La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si è svolta a Capaccio Pestum è stata l'occasione di un importante incontro organizzato dall'Archeo Club d'Italia Nazionale per il progetto della Strada Regia delle Calabrie, che ha rappresentato nei secoli uno snodo vario fondamentale per le aree interne del Sud Italia, che collegava Campania, Basilicata, Calabria e 45 comuni. Questo tracciato non solo ha facilitato il commercio e la comunicazione, ma ha anche permesso il trasferimento di culture e idee, rendendolo un elemento chiave nella storia del Sud Italia. L'Archeo Club, facendo un bilancio delle attività svolte, mira a programmare numerose iniziative che vede coinvolti i 45 comuni della Strada Regia delle Calabrie. Hanno preso parte alla conferenza il presidente nazionale dell'Archeo Club d'Italia, Rosario Sant'Anastasio, il referente del progetto, Luca Esposito, il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, il consigliere regionale Franco Picarone e l'assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci, i quali hanno riaffermato il lavoro della Regione a sostegno del progetto. L'incontro ha visto la presenza di tanti amministratori locali e delle 7 sedi dell'Archeo Club sorte lungo il percorso della Strada Regia. Iniziando ad avere un buon riscontro, soprattutto in termini di partecipazione, e di nascita di nuove sedi Archeo Club, perché non dimentichiamo che le sentinelle di cui parlava il Presidente nazionale oggi durante l'Assemblea sono proprio le nostre sedi, le persone che abitano questi territori, i territori della Strada Regia delle Calabrie, territori importanti e delle aree interne del sud. Il Comune di Costituzione ha messo a disposizione in prima pagina il sindaco, infatti vanno i miei e i nostri ringraziamenti. In questo caso io vesto la doppia veste di vicepresidente di questa associazione neo nascita e in più sono il presidente del consiglio comunale. Il sindaco è stato subito entusiasta di questo progetto, anche di questo progetto, non solo della Strada Regia delle Calabrie, ma anche di questo progetto dell'associazione che abbiamo messo insieme, questi piccoli borghi, partendo da Serre, Postiglione, Sicignano, Petina e infine Auretta, la quale Auretta è stata molto molto entusiasta. Io vi ripeto, non è un campanilismo, però abbiamo scelto di fare questa sede, di creare questa sede a Postiglione, proprio perché si trova sulla Strada Regia delle Calabrie.